Un fiume di persone hanno illuminato le strade di Santa Lucia del Mela tra gruppi in maschera, coriandoli e tanta allegria. Il Carnevale Lucese è tornato e lo ha fatto offrendo in questi giorni varie attività a grandi e piccini. Il laboratorio creativo, le visite in biblioteca dove era allestita una mostra di Damiano Marra sul Carnevale di Sicilia, il corteo dei gruppi e della pirata, la moto Ape che ha vinto il concorso nel 2020, lo show di Luciano Fraita, la sagra dei Maccheroni e il film Sposalizio Oggi. In pratica c'è un corso di politica in questa chiana e sta ragazza partecipa, rimane incinta e quindi si fa un matrimonio di comodo come avveniva, forse avviene anche oggi con il figlio di una nobile che era un pochino stonato, non troppo ma un po' stonato. E quindi avviene sto matrimonio perché bisogna riparare a questa situazione. Sì, è stato il carro vincitore, come infatti era conservato perché doveva andare ad Acireale, poi a causa della pandemia, e quindi ora quest'anno ce lo siamo ritrovato. Un grande lavoro di squadra per far condividere momenti spensierati a grandi e piccini, aspettando il Los Logos e Ucataletto che infiammeranno dal pomeriggio di domani l'ultimo atto del Carnevale Lucese. Abbiamo iniziato con i laboratori e poi tutto quello che hanno creato i bambini accompagnati in questi laboratori lo vedremo domani sera. Qualcosa già si è visto adesso nella piazza. E poi diverse attività, ieri sera con lo Sposalizio Oggi, una prima visione che ha fatto l'associazione che di fatto ha curato anche lo Sposalizio Oggi. E queste due giornate, diciamo, di ballo, festa e divertimento. Si ritorna alla normalità, insomma. Adesso ci sarà la serata del martedì sera, ci saranno i Los Logos, un gruppo bello che farà divertire tutti. Ripeto, noi siamo contenti, io ho visto un sacco di ragazzini che ballavano, si divertivano, l'obiettivo era questo, ci siamo riusciti.